This beautiful little town, Earthina, protected by the elements, the sky, the father, earth, the mother, sun, the nourishment provider, mountains, the protector. This little square, the part of the universe. Is it me, the body, or is it my soul that feels the square? The radiance of the sun on my skin, on my face, the gentle breeze that smoothed me. The peace I feel or felt when I arrived is broken by the sounds, the talking, the laughing, the noise. Is this external or is this internal? Jenny's music I can feel. I feel connected to the square and the part of the group and the universe of Earthina, the gentle breeze, the mules, all again connect me to the square. Nel luglio 2012 ad Artena, piccolo paese in provincia di Roma, si è svolta la prima scuola estiva di biourbanistica. Di fronte all'arrivo inaspettato di numerosi studenti provenienti da tutte le parti del mondo, l'anima un po' dormiente del paese si è risvegliata. Nel centro storico di Artena, percorribile solo a piedi o sul dorso di un mulo, per diversi giorni ha risuonato la parola biourbanistica. Ma che cos'è la biourbanistica? Lo abbiamo chiesto ad uno dei fondatori di questa disciplina, il dottor Stefano Serafini. La biurbanistica cosa intende? Intende un'urbanistica e quindi di conseguenza anche un'architettura ad essa collegata che abbia sempre come punto di riferimento il bios, la vita. Il bios, è questa parola greca che vuol dire vita, è l'elemento fondante, strutturante di tutto ciò che poi sarà la parte anche culturale dell'essere umano. Noi riteniamo che esista una relazione diretta e stretta fra la parte vitale, la parte biologica dell'essere umano e la sua parte culturale. I promotori della scuola sono i membri della Società Internazionale di Biourbanistica, in particolare il sottoscritto e il professor Antonio Caperna. Insieme abbiamo elaborato questo progetto che è abbastanza ambizioso, è la prima volta che viene progettato una scuola dedicata a ritrovare l'episteme dell'architettura. Cosa intendiamo con questo termine? Il fondamento di ciò che fa il bello e il funzionale a misura d'uomo. Fin dai tempi di Vitruvio si parla dell'uomo come misura del fare architettura, del fare costruzione, del fare ambiente urbano. E i risultati spesso non sono stati dei migliori, soprattutto nell'ultimo secolo. In particolare pensiamo alle Corbusier, il quale enunciava come principio base della sua ricerca e del suo lavoro la misura del corpo umano. Purtroppo i risultati che sono stati sviluppati da quel progetto sono a dir poco terrificanti e si trovano alla base della crisi dell'urbanistica che ora viene chiamata tradizionale ma che è l'urbanistica moderna. Qui ad Artena possiamo vedere questo problema essenzialmente nello sprolo urbano che si incontra alle pendici dell'antico borgo. Il borgo invece ha delle caratteristiche che noi definiamo biofiliche. Possiamo vedere le strutture costruttive, le strutture tettoniche e gli elementi decorativi che hanno una specifica valenza piacevole all'essere umano, consona al nostro sistema neurofisiologico. La difficoltà maggiore era quella di non avere a che fare con un aspetto ideologico, che è molto forte, in particolare in Europa per quanto riguarda l'architettura, ma con qualcosa di possibilmente scientifico. Immaginate di entrare improvvisamente in un luogo dove i vostri sensi non sono aggrediti costantemente dal rumore assordante del traffico, dalla puzza di smog, da un panorama disegnato dal cemento e dall'asfalto. Sembrerà di essere tornati indietro nel tempo, in una dimensione più umana ed armonica. Eppure queste piccole realtà, di cui l'Italia è piena, vengono inesorabilmente abbandonate a favore di uno sprolo urbano caotico, inquinato ed ammalato. Ho sentito una definizione recentemente di Artena come la Positano dell'entroterra, questa grande isola sul costone roccioso, una sua bellezza affascinante e avvincente,
e il mondo gli passa intorno senza rendersi conto della sua bellezza, del suo straordinario valore antropologico, culturale e anche di qualità della vita. Come molti altri borghi medievali italiani, Artena si è modellata sul profilo della montagna su cui sorge. I nostri avi conoscevano profondamente questi territori e nulla è nato per caso. A tale proposito, abbiamo intervistato il professor Frosi, esperto della storia artenese, per avere qualche dettaglio in più sull'orografia di questo territorio e sui reperti archeologici ad esso collegati. Siamo sul piano della Civita, una delle aree archeologiche più interessanti del nostro territorio. Da un punto di vista orografico siamo al termine dei Monti Lepini, questa è l'ultima propagine, poi chiaramente i Monti Lepini vanno a declinare e iniziano i Colli Albani. Alle spalle abbiamo la Piana Pontina con il mare all'orizzonte. Geologicamente Artena si trova su un complesso calcare, i Monti Lepini, che hanno un'origine molto antica, circa 165 milioni di anni fa. Le montagne hanno una notevole carsità perché sono facilmente attaccabili e dagli agenti atmosferici ma anche dall'anidride carbonica. E infatti qui ad Artena, più che in ogni altra parte dei Monti Lepini, è possibile trovare sinkhole, cioè le cosiddette doline da crollo. Abbiamo prove di insediamenti umani sin dal tempo del Neolitico, ma informazioni più precise si hanno in epoca storica, intorno al IV-V secolo a.C. E qui ci sono tantissimi studi fatti da insigni studiosi, di cui ricordiamo il primo in assoluto è stato il professor Lorenzo Quilici, che ha indagato negli anni 60 tutto il territorio, in modo particolare anche il piano della Civita, dove ha fatto dei consistenti rilievi. Successivamente anche Roger Lambrex ha fatto studi importanti pubblicando 3 volumi. Attualmente ci sono altri archeologi che si stanno occupando di quest'area, e in modo particolare c'è da ricordare Jean Gaden e la Brouillard, che si stanno occupando della villa romana che è stata proprio scoperta qualche anno fa dal professor Lambrex. Il professor Antonio Caperna, presidente della Società Internazionale di Biourbanistica, ci spiega perché è stata scelta Artena come teatro di questa prima scuola estiva. Abbiamo scelto Artena perché vi è la possibilità, all'interno di un centro, diciamo, piccolo, di vedere e paragonare, analizzare il centro storico, costruito secondo dei canoni che rispettano le analisi che noi stiamo portando avanti, cioè analisi matematiche e biologiche, e invece la parte nuova della città, che è nata negli ultimi 60 anni e che rappresenta un tipo di sviluppo completamente diverso e che presenta delle patologie, a differenza del nucleo storico che invece è articolato secondo una sintassi dello spazio completamente differente. Partendo dal presupposto che l'attuale paradigma è assolutamente insostenibile, è necessario innanzitutto cambiare un modello culturale, il che vuol dire cambiare il modello economico, il modello sociale, il modello politico. Partendo da questo e utilizzando la base scientifica e l'attuazione quindi di teorie di geometrie urbane che si sviluppano in coerenza con questa base teorica, permette di creare ambienti migliori. Ovviamente questo dovrà essere supportato da una coerente struttura, diciamo, sociologica e politica. Oggi abbiamo piccole realizzazioni come per esempio quella del BZ a Londra oppure Friburgo che sono state realizzate. Sono piccoli esempi però che permettono di dare una valenza di realizzazione possibile di queste strutture, quindi di questi nuovi modelli di città. Altre autorevoli personalità sono intervenute in questa scuola estiva, dando vita così ad un complesso e variegato mosaico multidisciplinare di conoscenze. Naturalmente abbiamo avuto importanti autori che hanno contribuito a questo pensiero. Il primo di tutti sicuramente è il professor Nikos Salingaros, che è un teorico che nasce
con una sensibilità molto complessa. Nikos Alingaros nasce da giovane come artista, era un pittore, ma lui lascia presto l'attività artistica per dedicarsi alla fisica nucleare. Ha un'ottantina di pubblicazioni importanti sulla fusione nucleare, studia allo Stony Brooks con diversi premi Nobel e comincia un'importante carriera scientifica, quando a un certo punto conosce Christopher Alexander, questo grande matematico e teorico dell'architettura e dell'urbanistica, di cui in senso naturalmente platonico e intellettuale si innamora follemente, tanto da lasciare la brillante carriera da fisico nucleare per dedicarsi unicamente a nuove teorie dell'urbanistica. Importanti contributi dal punto di vista della psicologia e della neurofisiologia sono stati dati dall'esimio professore Walter Freeman sul tema del rapporto fra il cervello e lo spazio. Lui è uno dei padri della neurobiologia contemporanea e ha la caratteristica non casuale di avere una formazione multidisciplinare. Quindi il contributo di Freeman è stato importante perché ha sommato in una lezione sul modo in cui il cervello percepisce lo spazio questa competenza multidisciplinare, questa attitudine, direi, nei confronti del sapere. La professoressa Eleni Tracada ha dato una bellissima conferenza spiegando l'interrelazione fra tre elementi base da cui si compone una città biurbanisticamente efficiente, e ci ha parlato dell'elemento storico, dell'elemento naturalistico e dell'elemento sociale. Quando questi tre reti coincidono, abbiamo una struttura veramente biurbanistica. La professoressa Tracada ci ha parlato di architettura frattale. Esistono esempi di questa architettura sul nostro territorio? Artena è esattamente questo esempio, è esattamente un'architettura di tipo frattale. Frattale cosa significa? Il frattale è una struttura geometrico-matematica caratterizzata dalla ricorsività. Certamente Artena rappresenta una geometria di tipo frattale, un'organizzazione dello spazio che rispetta tutte le scale possibili e ripetendo lo stesso pattern più volte. Questa è una caratteristica di tutti gli spazi naturali. Tutto ritorna in qualche modo e si ricollega in maniera armoniosa con il contesto. Il design di questi borghi antichi risponde ad un preciso ordine naturale che i nostri antenati istintivamente seguivano. La cultura non può non rapportarsi a queste leggi di natura e il professor Serafini ci spiega questo rapporto con un curioso esempio. Una cosa molto interessante è che tra natura e cultura abbiamo sottesa un medesimo ordine che è obbligatorio, perché altrimenti né la natura né la cultura funzionerebbero. Il Boeing non volerebbe come non volerebbe il calabrone. Sono logiche intrinseche al reale che noi stiamo tornando a imparare. I nostri antichi padri le conoscevano già in qualche modo, le vivevano col loro corpo. Perché a noi piace una pietra come quella che possiamo vedere ai miei piedi, una roccia di tipo naturale scavata dal tempo, scavata dai fiumi, dall'acqua? A cosa è dovuta questa fascinazione, questa gradevolezza di un materiale consumato dal tempo? Ma le leggi che hanno governato l'usura di queste pietre sono le stesse che hanno composto il nostro pianeta nei milioni di anni. Sono forze che seguono delle leggi matematiche molto precise, che sono generalmente di tipo frattale, e le stesse leggi noi le ritroviamo in tutte le forme naturali, in tutte le forme biologiche. E il design veramente efficiente, la progettazione veramente efficiente, non deve far altro che tener conto del contesto, delle leggi che già sono presenti, e seguirli in qualche modo, facilitarli, portarli alla luce. I nostri antenati non conoscevano termini come design o urbanistica, eppure attraverso un istintivo ed equilibrato rapporto con l'ambiente sono riusciti a creare delle città modello, cui oggi viene dato il nome di città spontanee. Il professor Pirattini ci ha spiegato le differenze tra le città spontanee e le cosiddette città di fondazione. In questa Summer School il mio contributo è stato quello di cercare di dare un'idea della differenza tra le strutture delle città nate spontaneamente e quelle che sono invece frutto della progettazione. Facciamo una sezione ipotetica: se questa è la pianura, collina, promontorio e montagna, le pianure non erano luoghi sani, insomma, si prendeva la malaria, andavano bonificate. E prima che i romani sviluppassero una organizzazione, conoscenze, capacità tecniche e anche economiche tali da poter bonificare le pianure, non era possibile viverci, non era conveniente viverci, e quindi gli insediamenti si dovevano arroccare sui pendii dei promontori o della media alta collina. E quindi i collegamenti in termini appunto di trasporti di persone e merci avvenivano principalmente lungo i crinali di promontorio o comunque lungo i pendii delle colline. Quindi, considerando in pianta adesso una ideale cresta del
di una formazione collinare. Queste sono delle ipotetiche curve di livello, ci sono i punti più alti e la pianura, il fondovalle. Diciamo che i percorsi di persone e merci avvenivano sulla cresta e tutti gli insediamenti si sviluppavano principalmente su promontori o comunque lungo questo percorso, quindi si dovevano necessariamente arroccare, sviluppare in aderenza e in, diciamo, in rapporto organico rispetto all'ambiente naturale, al pendio, eccetera. Se qui, come ho spiegato, si sviluppa il percorso principale, quello di trasporto di merci e persone, c'è di solito una strada secondaria che collega il percorso principale con il centro urbano, il centro urbano si sviluppa appunto lungo un asse, uno o due assi, che sono di solito paralleli al percorso in quota, d'accordo? E lungo questo asse, che noi abbiamo chiamato sequenza urbana principale, si sviluppano i luoghi urbani più importanti, piazze. Questo viene comunemente definito una struttura a borgo. Poi abbiamo introdotto i principi guida di natura geometrica che caratterizzano la progettazione urbana, le città di fondazione. Abbiamo parlato della tipica maglia ortogonale, che è il criterio più usato a partire addirittura da alcune città di fondazione anatoliche della fine dell'ottavo millennio avanti Cristo, la città di fondazione romana, il castrum, e anche abbiamo cercato di dare un'idea della sensazione che un fruitore della città può avere nel percorrere queste strade. Abbiamo visto che la qualità urbana che si ha nell'esperienza di percorrere queste strade, le strade delle città spontanee, dei borghi storici come appunto può essere Artena, non è esattamente la qualità che possiamo ritrovare negli impianti di fondazione. Oggigiorno è interessante il fatto di studiare anche le città spontanee perché indiscutibilmente hanno una qualità urbana che nelle città contemporanee, specie nelle periferie urbane, si è persa. E il concetto di piazza, il concetto di sequenza urbana, di quinta urbana sono molto interessanti. Chiaramente oggi dobbiamo ereditare, riprendere qualcosa di questa qualità, ma rendendo i nuovi distretti adatti alla vita attuale. Pensiamo alla classica piazzetta del borgo dove le persone possono sedersi, incontrarsi, parlare e socializzare. Questo ha una valenza sociale, ma anche una valenza politica, permette alle persone di discutere. La piazza contemporanea di una grande città, di un grande inurbamento, chiaramente non è più una piazza, è, come dice Auger, questo teorico francese, un non luogo, uno spazio creato per le automobili, diventa generalmente un grande parcheggio o un luogo per gli spostamenti dei flussi veloci del trasporto urbano. Quindi il modo in cui è costruita una città, il modo in cui viene data preminenza al pedone piuttosto che all'automobile, comporta non soltanto degli effetti che noi possiamo misurare sul parametro neurofisiologico, quindi sul parametro neuroergonomico, cioè se è funzionale o no al nostro sistema cognitivo, ma anche ha degli effetti importanti dal punto di vista sociopolitico, e questo particolare aspetto del modo in cui costruita la città è il tema fondamentale della biopolitica. Ora, qui abbiamo uno spazio molto caratteristico di una civiltà contadina che ormai scompare, lo spazio di un borgo, e che però torna a avere caratteristiche biopolitiche importanti perché è il luogo dell'interazione sociale altrimenti impossibili nelle grandi inurbazioni, se non attraverso sofisticati apparati mediatici. E qui vediamo le persone incontrarsi, parlare, proteggersi a vicenda. L'elemento della sicurezza è un elemento importante, vista non come dispiegamento di forze di polizia e di controllo sul territorio, ma come collaborazione e partecipazione allo spazio comune delle persone. Uno spazio come questo alle mie spalle è un piccolo giardino creato da qualcuno che non ha un nome perché è l'intera comunità, ed è uno spazio pubblico che è un pubblico però non un pubblico di nessuno ma un pubblico di tutti, quindi in qualche modo entrando in uno spazio simile si entra in una specie di salotto della comunità. Thank you.
La prospettiva architettonica biourbanistica non si concentra solo sul mero ideale estetico, bensì sugli effetti che le forme architettoniche e dei materiali hanno sul nostro corpo, sulla nostra mente e in definitiva sul nostro modo di vivere la vita. Diceva Platone 2500 anni fa, per far crescere il buon cittadino, tutto ciò che lo circonda, quindi anche l'architettura, deve rifarsi a un modello di bello, buono, giusto. Oggi le moderne scienze neuroergonomiche hanno ribadito questo concetto. Il rapporto tra l'uomo e lo spazio che lo circonda è stato oggetto di studio per i partecipanti della Summer School. Gli studenti sono stati portati nel cuore del paese vecchio, la piazza. Qui sono stati invitati a vivere liberamente lo spazio, anche attraverso la musica, per far emergere le sensazioni più profonde del loro essere. Mi chiamo Gilberto Scaramuzzo e lavoro all'Università di Roma III. Sono un ricercatore del Dipartimento di Progettazione Educativa e Didattica. L'obiettivo di questo esperimento era di arrivare a vivere la pienezza di questo spazio. Viverlo voleva dire anche danzarlo, strusciare per terra, camminare ad occhi chiusi. Ognuno era libero di fare la sua ricerca di sperimentazione. Poi c'era la musica di Jenny England che in qualche modo faceva da ponte, cioè la sua sensibilità artistica di trasformare in musica l'ambiente ha consentito anche alle persone che erano qui di, come dire, di intensificare il proprio sentimento del luogo attraverso una sensibilità che lo riproduceva in musica. Ogni cosa che entra dentro il nostro campo di attenzione ci modella. Noi ci facciamo a immagine e somiglianza di tutto quello che cade sotto i nostri sensi. Noi lo diventiamo, anche se fuori non si vede il movimento, dentro accade questo processo. E Platone scopre questo, in una pagina bellissima della Repubblica, ci fa sentire come ogni cosa che è intorno a noi ci nutre. Per costruire il buon cittadino, tutto quello che lo circonda deve avere questo aspetto bello, buono e giusto, in maniera che lui si nutra di questo. Il rischio è che si nutra di altro, cioè di creazioni che sono anch'esse mimesis, fatte da altri, non attenti, non preoccupati della bellezza umana, della giustizia nella convivenza. Abbiamo intervistato alcuni studenti per farci raccontare come hanno vissuto l'esperimento del professor Scaramuzzo. Yo soy arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia. Necesitaba sentir la montaña, el origen, su interior. Para mí la textura, la dureza de la textura representa toda la esencia de la montaña. Necesitaba sentir la energía que transmitía el material. Escuché incluso la roca, puse mi oído en el piso para escuchar un poco el sonido del agua que emergía del piso. Esas son cosas que me sirvieron para poder entender un poco la esencia del lugar. I'm Themis Pellas, and I'm from Greece, and I'm a special planner. Athena has followed a completely different historical past than the villages in Greece, and you can sense this in the architecture and the whole morphology of the place. This place has a kind of a hidden violence beneath it that has to do partly with its past and partly with how it has shaped its general shape, its morphology, okay, but also its uses now, because I have discussed with quite a lot of people here, also in the village, in the old village, but also at the new part. And I get the feeling that they also get this rush from this place, which is kind of consciousness, kind of conscious and kind of unconscious. So I think it's important in order to remember how human person develops, to have this violence, this danger kind of present. Durante questa Summer School è stato dato molto spazio all'individualità e alla creatività di ogni partecipante. Gli studenti sono stati incoraggiati a produrre schizzi e acquerelli del borgo, utilizzando quindi una manualità che troppo spesso oggi viene sostituita con l'interfaccia elettronica del computer. Tutto ciò al fine di entrare in una connessione più profonda con il contesto urbanistico circostante. Un'altra presenza importante della Summer School è stata quella del professor Ettore Mazzola, architetto nonché insegnante di tecniche costruttive tradizionali. Uno dei pochi in Italia a costruire secondo criteri biofilici. A lui abbiamo chiesto un parere su questa Summer School.
La cosa che più mi ha colpito è vedere quanta gente, quanti giovani architetti provenienti da qualsiasi luogo del pianeta abbiano deciso di aggiungere alla loro bagaglio culturale qualcosa che purtroppo l'università di architettura in giro per il mondo non ti dà. Il fatto che ci sia un insegnamento profondamente ideologico e che chi lo pratichi non si accorga del fatto che in realtà al di fuori del mondo in cui loro insegnano la gente non è soddisfatta del prodotto degli architetti dovrebbe far riflettere parecchio. E il fatto che tutti questi ragazzi fossero qui alla ricerca di una chiave per poter progettare in maniera più umana, più a scala umana, più rispettosa dell'ambiente, per me è la cosa più bella che si possa vedere. Il fatto poi che ci sia stato questo modo di progettare, che non è solo un approccio biofilico, ma è anche un approccio di gruppo, è un'altra cosa rara. Ma la Summer School non è stata solo teoria. Nell'analisi biourbanistica effettuata su Artena durante la scuola, uno dei problemi più gravi affrontati è stato lo scollegamento tra il borgo storico e lo sprawl urbano, un problema sintomatico di tutto il territorio italiano. Gli studenti hanno affrontato questo problema lavorando in gruppi, cercando di unificare le proprie competenze specifiche con gli stimoli e le nozioni ricevute durante la scuola. Biofilia e multidisciplinarietà sono stati i perni di questa progettazione, ma l'architettura dominante non sembra seguire questo pensiero. Ecco perché abbiamo chiesto al professor Mazzola in che direzione stia andando l'architettura italiana. Ma veramente non si muove, è ferma dagli anni 30 in una ricerca della stravaganza. È molto facile progettare senza regole, le regole le facciamo noi, ce le autoinventiamo, ci autogratifichiamo, ci autoproclamiamo poeti dell'architettura, però poi la gente non è assolutamente contenta. Finché ci sarà questo approccio da parte dei docenti e da parte dei progettisti, per il momento non sta andando da nessuna parte l'architettura. Considerando che grandi agglomerati urbani sono inquinati e sovrappopolati, quale sarà il futuro dei piccoli borghi come Artena? Adesso abbiamo pavimentato metà pianeta e ci lamentiamo che l'acqua sta finendo, abbiamo progettato le città per le macchine e ci lamentiamo della congestione del traffico. L'unico futuro possibile che abbiamo è quello di reinstaurare un rapporto con la natura, e quindi tutti questi borghi secondo me torneranno a vivere quando non ci saranno più le condizioni per vivere nelle megalopoli. Penso per esempio all'idea di Santo Stefano in Sessanio vicino L'Aquila, che è stato interamente restaurato in tecnica tradizionale. Quando c'è stato il terremoto del 2009 tutto il borgo non è stato minimamente scalfito, non c'è una crepa sugli edifici, l'unico edificio che è crollato è la Torre Medicea, che è stata restaurata dalla sovrintendenza col cemento armato. Ci sono tantissimi casi di città che hanno ripreso vita negli ultimi vent'anni, in giro per l'Italia, in giro per il mondo, ed è giusto secondo me che il più grande centro pedonale d'Europa possa riprendere vita e soprattutto che lo faccia pensando all'artigianato locale. Basta tornare semplicemente a prima degli anni 40, quando c'era ancora un buon rapporto città-natura, quando c'era un rispetto dell'artigianato locale, e potremo riprodurre una serie di città a dimensione umana e benestanti. Nei borghi come Artena sopravvivono ancora tradizioni molto antiche. Un esempio fra tutti è la festa del salto rituale del fuoco, chiamata Iopeleo. Gli studenti sono riusciti a calarsi in questa realtà popolare così particolare? La realtà antropologica di Artena è stata goduta anche con molto piacere, e penso alla bellissima festa del Iopeleo, alla quale gli studenti hanno partecipato su un gentile invito della popolazione. In cosa consiste? È una festa tradizionale, come se ne incontrano molte per tutto il nostro paese e per tutta l'area del Mediterraneo, molto antica, che consiste nel salto del fuoco, un salto rituale. Vengono bruciate delle stoppie e, tenendosi per mano, le persone che vogliono diventare comari o compadri saltano recitando una formula. Saltando tre volte il fuoco si diventerà amici per sempre e si stringerà un patto che va oltre le normali difficoltà della vita. È stata un'esperienza molto bella per i partecipanti. Considerate che persone che vengono soprattutto dal nord Europa
oppure da mondi che sono estremamente sofisticati e lontani da realtà simili, lontani dalla pietra come sono lontani da certe connessioni umane, per loro è stata una sorta di rivelazione che hanno vissuto come un grande divertimento sostanzialmente. La cosa splendida di questa Summer School per me consiste proprio nei partecipanti, sono state persone veramente meravigliose, abbiamo avuto studenti di una qualità eccezionale, persone di una sensibilità, di un'intelligenza notevole, con dei curriculum molto brillanti. Vorrei ringraziare queste persone per aver partecipato con tanta forza e tanto amore a questo corso e aver contribuito con la loro presenza a dargli un valore, e naturalmente col lavoro che loro produrranno adesso durante la loro carriera sia accademica sia professionale. L'origine della parola Lazio sembra che derivi da un aggettivo latino, latus lata latum, che significa ampio, aperto. Quindi è una terra dagli ampi sguardi, dalle ampie vedute, una delle terre più belle d'Italia perché ha un'immensa varietà paesaggistica. Purtroppo il Lazio più di ogni altra regione ha sofferto un declino territoriale veramente scandaloso. Una delle terre che ha memorie straordinarie, non è soltanto Roma il grande polo di attrazione, ma tutta la provincia, ovunque c'è tanta memoria, e tutto questo purtroppo viene lasciato non coltivato, non amato. Dovremmo ritrovare certe radici e ritrovare quel senso del latus, dell'ampio, un ampio sguardo che ci riporti indietro per darci soprattutto la speranza per il futuro.